deciso di preparare un'insalata di verdure per i suoi amici. Per prepararla gli servono 3 peperoni e lo stesso numero di pomodori. Inoltre ha bisogno di meno cetrioli rispetto ai pomodori, ma più ravanelli. Quante verdure in totale utilizzerà John nell'insalata? Tre peperoni, 3 pomodori, 2 cetrioli e un ravanello. Un professore si allontana per andare a pranzo, lasciando 3 studenti in aula. Al suo ritorno si accorge che un foglio con le risposte per un esame importante è scomparso dalla sua scrivania. Decide quindi di interrogare gli studenti. Kyle, 10 minuti dopo che è uscito, mia madre mi ha chiamato e mi ha chiesto di incontrarla vicino all'edificio dell'università. Quando sono tornato il foglio era già sparito. Brian, nessuno ha chiamato Kyle. Ha preso qualcosa dalla sua scrivania e se n'è andato. Brian sta dicendo la verità. Quando abbiamo capito che si trattava di un foglio con le risposte, lo abbiamo rincorso, ma se n'era già andato. A chi dovrebbe credere il professore? Ryan e Brian stanno mentendo. Hanno detto di aver rincorso Kyle fuori, ma stava piovendo e sono entrambi asciutti. Quale di queste pittrici è sospetta? La ragazza sulla destra ha usato della vernice arancione, non rossa. Ma allora perché i suoi vestiti hanno macchie rosse? Chi ha un'aria sospetta a questa festa? La seconda ragazza ha segnato questo bicchiere per ricordarsi quelli in cui è presente del veleno. Quale di questi studenti è sospetto? La studentessa fa solo finta di scrivere, in realtà sta leggendo una rivista. Quale di queste donne è sospetta? La donna sulla destra sta solo fingendo di essere incinta. Un principe sposa una ragazza borghese e la porta a palazzo. Sua madre, la regina, non apprezza il gesto. Comincia a osservare la ragazza e scopre che aveva preso di nascosto alcuni gioielli dal palazzo e li aveva nascosti nel giardino, sotto una quercia. La regina si reca subito dal principe raccontandogli l'accaduto. Il principe controlla sotto la quercia e scopre effettivamente i gioielli. Sua moglie inizia a supplicarlo. «Mio principe, ti giuro che non li ho rubati per me. Lascio qui i gioielli perché la mia famiglia possa prenderli più tardi». Ma la regina ribatte «Ti sta mentendo, ha nascosto qui questi gioielli perché vuole venderli quando scapperà dal palazzo. Chi sta mentendo?» La ragazza sta mentendo. Nessuno le vieta di andare a trovare la sua famiglia o di darle apertamente ciò di cui ha bisogno. Li ha nascosti perché avrà bisogno di soldi dopo essere scappata. John decide di fare una pausa pranzo. Entra in una macelleria per acquistare un po' di carne. Chiede al macellaio di tagliare la carne in un modo specifico. Il macellaio chiede a John se sia un pompiere. John risponde affermativamente. Come ha fatto il macellaio a indovinare la professione di John? John indossava ancora la sua uniforme quando è uscito per la pausa pranzo. Dopo aver camminato a lungo, la ragazza si accorge di essersi persa. All'improvviso, sente gli alberi scricchiolare alle sue spalle. C'è un mostro che si sta avvicinando. Mary corre più veloce che può e riesce ad allontanarsi dal mostro. Nota una piccola casa e decide di entrare. In quella casa vive un'anziana signora che si rende disponibile ad aiutare Mary. La ragazza, però, capisce subito che la donna è in realtà una mutaforma. Era lei il mostro della foresta. Come ha fatto a scoprirlo? Hai notato che l'anziana donna ha sulla mano lo stesso simbolo che aveva il mostro? Fortunatamente Mary scopre che la donna non è in realtà malvagia e che la può aiutare sul serio. L'anziana signora ha 3 gatti, Palla di Neve, Bella e Lisa, che di solito dormono su 3 cuscini diversi, giallo, rosa e blu. A Bella piace dormire sul cuscino rosa, Palla di Neve non sceglie mai né il rosa né il blu.
Pensaci e prova a indovinare su quale cuscino dorma ciascuno dei gatti. Nel bar c'è un sacco di gente. La voce dice a Mike di trovare il ladro tra di loro. Puoi aiutare Mike a ottenere dei bonus per la sua attenzione? Quella donna laggiù è la ladra. Nasconde dei cucchiai in tasca. Dopo pranzo, Mike si dirige verso un'altra stanza. Ma prima di poter entrare, deve risolvere un indovinello. Ho un orologio che batte le ore, non ha le lancette e quadrante non ha. Ma se si ferma, morire mi fa. La risposta corretta è il cuore. Mike si trova in un bellissimo salone da ballo pieno di persone in costume e maschere. La voce chiede a Mike di trovare il fantasma, lo zombie e il ladro tra queste persone. Guarda questa folla con molta attenzione. Li vedi? Il tipo laggiù non sembra avere le gambe e sta levitando. Deve essere il fantasma. Guarda il cibo di questa donna. Solo uno zombie lo mangerebbe. E quella donna laggiù è la ladra. Il suo anello di diamanti non le sta. Inoltre, l'anello è molto simile al set di gioielli di quest'altra signora. Mike vede un'altra porta, ma qualunque cosa faccia non riesce ad aprirla. Poi vede una serratura elettronica e una mappa con un labirinto sul muro. La voce dice a Mike che deve risolvere l'enigma per aprire la porta. Puoi aiutarlo? Se attraversi il labirinto dall'inizio alla fine, otterrai 6251. Questo è il codice. Quando Mike entra nella stanza, vede una cassaforte chiusa a chiave. La voce dice che il compito di Mike è aprire quella cassaforte. Quali pulsanti deve premere? Il rompicapo rappresenta tre colori: rosa, bianco e marrone. Mike preme i pulsanti corretti e apre la cassaforte, ma all'interno trova soltanto una piccola moneta. La stanza accanto è vuota, fatta eccezione per un vecchio distributore automatico. Mike si avvicina e nota una piccola chiave all'interno. Improvvisamente i muri cominciano a muoversi. La stanza diventa sempre più piccola. La voce dice a Mike di stare attento, perché il distributore automatico è rotto. Alcuni fili sono stati strappati via. Quale pulsante dovrebbe premere Mike per estrarre la chiave ed uscire dalla stanza prima che sia troppo tardi? Mike dovrebbe usare la moneta della sfida precedente e premere il quarto pulsante. Poi la voce chiede a Mike di trovare la strana immagine in questo schema. Puoi aiutarlo? La coppia laggiù è diversa. In un'altra stanza Mike incontra una simpatica signora anziana, la signora Jason. È molto arrabbiata perché qualcuno è entrato nel suo appartamento. Il compito di Mike è trovare il ladro. Ispeziona la scena del crimine e interroga i tre testimoni. La donna delle pulizie, Sarah, dice di aver finito il suo lavoro alle 23 e poi è andata via. Un passante, Billy, ha detto di aver visto un uomo sospetto con una maschera nella finestra della signora Jason. Kelly, la vicina, stava dal suo ragazzo in un'altra città. Chi sta mentendo? Billy! È un passante appena incrociato la signora Jason. Allora come faceva a sapere che quelle finestre erano le sue? Fuori è molto buio, ma la ricerca di Mike deve continuare. Entra in una gioielleria e il proprietario spiega al ragazzo il suo prossimo compito. Qualcuno era entrato nel negozio e aveva rubato dei gioielli con dei diamanti costosi. Ma fortunatamente, il rapinatore ha lasciato delle impronte digitali su dei frammenti di vetro. Ci sono tre sospettati, un lupo mannaro, un elfo e uno zombie. Puoi aiutare Mike a trovare il ladro? È stato l'elfo! È l'unica creatura tra loro con impronte digitali simili a quelle umane. Un'altra porta conduce Mike in un laboratorio inquietante.
qui vede uno scienziato pazzo che sta facendo strani giochi coi suoi pazienti. Chiede a loro di scegliere tra due pillole. Una è una capsula innocua con delle vitamine, mentre l'altra è un sonnifero. In qualche modo lo scienziato riesce sempre a ottenere la pillola innocua e i suoi avversari invece si addormentano. Com'è possibile? E che cosa deve fare Mike per superare il test? Entrambe le pillole sono innocue. Lo scienziato aggiunge una sostanza speciale ai bicchieri d'acqua che offre ai suoi pazienti per bere le pillole. Quindi, per rimanere sveglio, Mike deve scambiare i bicchieri o semplicemente rifiutarsi di bere. La porta accanto è chiusa a chiave, ma Mike vede 6 pulsanti con le immagini di una candela, del fuoco, dei guanti, delle forbici, una mela e una lampadina. La voce gli dice: «Sono stata portata in una stanza buia e data alle fiamme. Ho pianto! E poi mi hanno tagliato la testa. Cosa sono?» Un minuto dopo Mike si sta già dirigendo verso la sua prossima sfida. Quale pulsante ha premuto per aprire la porta? Il bottone con la candela. Improvvisamente, le luci si spengono. Mike scivola e poi cade dentro una piscina. Qualcuno riaccende le luci e Mike vede 3 donne identiche. Tutte e 3 sembrano normali e sostengono di essere umane, ma in realtà 2 sono sirene. Come può Mike capire chi è la vera umana? Può immergersi e vedere chi non ha la coda. Le sirene dicono a Mike che per uscire dalla piscina deve prima risolvere un enigma. «Sono così veloce che non puoi vedermi, anche se tutti gli altri possono vedere attraverso di me. Sono con te fino al tuo ultimo respiro. Cosa sono? Puoi aiutare Mike a risolvere questo indovinello e scappare via?» La risposta corretta è un battito di ciglia. Le sirene lasciano andare Mike e lui entra nella stanza accanto. Su uno schermo enorme ci sono 2 ragazzi. Il primo sta per farsi un selfie accanto a un tornado. Il secondo è in piedi sotto un ombrello nel bel mezzo di un temporale e sta per scattare delle foto. Mike deve decidere quale comportamento è più rischioso. Il tornado è molto vicino, pertanto il primo ragazzo è più in pericolo. Invece il secondo ha abbastanza tempo per scattare qualche altra foto. Nella stanza accanto Mike vede 5 zombie dietro a una delle sbarre. Tutti quanti sono sospettati di aver rubato un'auto. Mike deve capire chi è il ladro. Tu hai indovinato? Il ragazzo a sinistra sta sudando molto e gli zombie non sudano, né guidano automobili. Deve essere lui il ladro. È solo truccato da zombie. Mike entra in una cucina. Il suo compito è decidere quante persone vivono nella casa. Riesci a indovinare? La signora Mitchell è caduta dal 3° piano della sua villa. Atlas stava passando e ha visto tutto, così ha chiamato immediatamente la polizia e un'ambulanza ed è rimasta con la donna per assicurarsi che stesse bene. La ragazza ha detto di aver visto la signora Mitchell mentre stava lavando i vetri, quindi probabilmente è stato un incidente, ma il detective Callum non le ha creduto e ha detto che qualcuno l'aveva spinta fuori. Ma perché? La finestra da cui è caduta è chiusa. Se fosse stato un incidente, la finestra sarebbe rimasta aperta, ma qualcuno l'ha chiusa. Una notte qualcuno ha derubato una sala giochi. C'erano 3 sospettati: Ginny, Cyrus e Charles. Ginny ha detto che era stata alla sala giochi quel giorno, ma che era innocente. Cyrus ha detto che quel giorno aveva un appuntamento. Ha guardato l'orologio sulla parete e ha lasciato la sala giochi quando erano le 18:30. Charles ha detto che era stato impegnato a giocare e non aveva visto o notato nulla. Chi sta mentendo? Cyrus, ecco la stanza di cui stava parlando. Si vede chiaramente che non c'è alcun orologio sul muro. Ecco un'altra, fai attenzione. Guarda, la ragazza non si riflette nello specchio.
Strano. Cosa c'è che non va qui? Il calendario afferma che ad agosto ci sono solo 30 giorni. Dov'è il 31? Cosa mi dici di questa? È mattina, ma ci sono le stelle nel cielo, ma non dovrebbero essere visibili durante il giorno. Everly ha avuto un incidente d'auto e ha perso la memoria. Due ragazzi, Toby e Dustin, sono venuti per portarla a casa dall'ospedale. Ognuno di loro le dice di essere il suo ragazzo. Riesci a dirmi chi è il vero fidanzato? Probabilmente è Dustin, ha il nome di Everly tatuato sul braccio. Lyra si è svegliata in una prigione e non riusciva più a ricordare cosa fosse successo. La ragazza ha visto una porta, ma una volta che si è avvicinata, le pareti hanno cominciato a muoversi. Lyra poteva uscire, ma doveva digitare le 6 cifre rimanenti del codice. Riesci a dirmi qual è il passcode? La combinazione è solo un insieme di numeri a 2 cifre, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi le altre 6 cifre sono 1, 6, 1, 7, 1, 8, che fanno i restanti 16, 17 e 18. Nella prima fila ci sono lettere L, T, V e X. Nella seconda fila ci sono le lettere A, F, H, K, N e Z. Seguendo questa logica, quali 3 lettere dovrebbero esserci nella terza riga? Le lettere nella prima riga richiedono tutte e 2 linee per essere scritte e sono in ordine alfabetico. Nella seconda riga sono sempre in ordine alfabetico e sono costituite da 3 linee. Quindi nella terza riga dovrebbero esserci lettere che richiedono 4 righe. E dovrebbero essere anche in ordine alfabetico. Che significa che queste 3 lettere sono E, M e W. America, Australia, Africa e Asia. Puoi dire cosa c'è di simile nei nomi di questi continenti? Tutti iniziano con la stessa lettera con cui finiscono. Ada e Celeste stanno andando al lavoro in macchina e sono in ritardo. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Ada non indossa la cintura di sicurezza. Leo e Liberty si devono vedere per la prima volta dopo che Liberty è stata un mese a Londra. La donna sta andando al ristorante e Leo è già arrivato e la sta aspettando. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Liberty, sta guidando sul lato sinistro della strada. Ehi, non sei più a Londra! Georgia sta accompagnando la figlia a scuola e Palmer sta portando il figlio dal dottore. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Georgia, c'è un gatto che si aggira nell'auto. L'animale potrebbe spaventarsi e potrebbe graffiare il guidatore o nascondersi sotto i pedali, causando un incidente. Eleanor e Fleur sono tornati a casa dopo aver passato la notte dai loro amici a studiare per un test. Riesci a dirmi chi non stava studiando, ma era una festa? Direi che è Fleur. Indossa un bel vestito, dei tacchi alti ed è anche truccata. Una squadra di calcio ha giocato 6 partite nella stagione. Ne hanno vinte 2, hanno pareggiato in 2 e ne hanno perse 2. In totale hanno subito 2 gol e ne hanno segnati 3. Quali sono i risultati di tutte e 6 le partite?
Ogni volta che hanno perso devono aver subito almeno un gol. Hanno perso 2 partite e subito 2 gol, il che significa che hanno subito un gol in ogni partita. Il punteggio quindi doveva essere di 0-1 e questi erano i gol subiti, mentre il punteggio delle 2 partite terminate in parità dovrebbe essere 0-0. Ora ci restano solo 3 gol e 2 partite vincenti. Quindi in una partita devono aver vinto con il punteggio di 1-0 e in un'altra con il punteggio di 2-0. Neo lavora all'aeroporto. Il suo compito è controllare le carte d'identità e non far entrare persone sospette. Dai un'occhiata a queste 3 carte d'identità e cerca di capire quale persona ne ha una falsa. Il secondo ID sembra sospetto. Il mese e il giorno di nascita sono invertiti, quindi farei più attenzione ai suoi documenti. Una sera, nel Museo di Storia Naturale, le luci si sono spente per 3 minuti. Quando il problema è stato risolto, lo staff del museo ha scoperto che era stato rubato un fossile di dinosauro molto costoso. Il miglior detective della città è andato a indagare sul caso, aveva 3 sospettati e ha chiesto a ognuno di loro cosa stesse facendo quando le luci si sono spente. Ashley ha detto che era stata in bagno, Ben ha detto che era stato in un'altra stanza a guardare alcuni dipinti. Evan ha detto che era stato nella stanza con il fossile, ma non ha visto nulla perché era buio. Chi sta mentendo? Ben, è il Museo di Storia Naturale e non ci sono dipinti. In una piccola città, qualcuno ha rubato una porzione di alette di pollo da un fast food. C'erano 3 sospettati. Erano tutti clienti che erano stati al negozio quella mattina. Il detective è andato a trovare tutti loro e ha chiesto loro se sapessero qualcosa dell'incidente. Il signor Gibbs ha detto che andava di fretta quella mattina. Doveva essere a casa in orario per una chiamata di lavoro. La signora Connor ha detto che la sua famiglia era vegetariana, quindi non era interessata al pollo. Hayley, una studentessa universitaria, ha detto che aveva preso un succo d'arancia e un panino e se n'era andata. Riesci a dirmi chi sta mentendo? È la signora Connor. Ha detto che la sua famiglia è vegetariana, ma dai un'occhiata alla stanza alle sue spalle. C'è del pollo appena cucinato sul tavolo. Frattempo a Tom era venuta fame, decise di comprare del cibo in una caffetteria. Il nome della caffetteria era 7 Lanterne, ma Tom notò solo 5 Lanterne fuori. Shelley, la proprietaria di questa caffetteria, sapeva di questo errore e avrebbe potuto facilmente correggerlo, ma non lo fece. Perché? Qualche tempo fa il vento spazzò via 2 Lanterne. Shelley aveva in mente di rimetterle, ma prima di poterlo fare, notò che sempre più persone iniziavano ad entrare nel suo caffè avvisandola dell'assenza delle 2 Lanterne. Dopodiché, normalmente, si fermavano a prendere un caffè. Tom comprò un panino, lo lasciò sul tavolo e andò in bagno per lavarsi le mani. Quando tornò, vide 3 persone in piedi vicino al suo tavolo, ma il panino era sparito. Puoi indovinare chi lo ha mangiato? Questo ragazzo ha lasciato delle briciole. Tom decise di prendere un autobus per arrivare in tempo al laboratorio, ma non appena preso posto notò un vampiro tra i passeggeri. Riesci a individuarlo? Questa donna indossa una felpa con un cappuccio grande per nascondere la sua pelle sensibile alla luce del sole. Non significa necessariamente che sia un vampiro, ma l'assenza di un'ombra è una prova al 100%. Quando Tom cercò di pagare il biglietto dell'autobus, si rese conto di aver lasciato il portafogli al bar. Fortunatamente l'autista gli disse: «Non chiamerò la polizia se risolvi il mio indovinello». Tom accettò l'accordo e ascoltò attentamente. «Faccio un bel po' di rumore quando mi trasformo. Dopo sono più grande ma peso meno». «Cosa sono?» «Hai indovinato?» Il popcorn. Tom tornò alla caffetteria per riprendere il portafoglio. Josh, il barista, affermò di non averlo visto. Shelley, la proprietaria, disse che aveva visto un cliente sospetto con 2 portafogli. Bill, il cliente con 2 portafogli, disse che il secondo portafoglio apparteneva a sua moglie. Chi sta mentendo?
il barista. Guarda in basso e in piedi sul portafoglio di Tom. Shelley e Josh non volevano coinvolgere la polizia e Tom suggerì di fare un gioco. Disse al barista: «Non chiamerò la polizia se risolvi il mio indovinello. Più ne fai, più ne lasci. Che cosa sono?» Sfortunatamente il barista non diede la risposta giusta e fu arrestato. La risposta corretta è passi. Tom era in ritardo e decise di raggiungere il laboratorio in taxi. L'applicazione per chiamare i taxi era però impazzita e inviò a Tom queste istruzioni. Se vuoi conoscere i numeri della targa del tuo taxi, risolvi questo indovinello. Puoi aiutare Tom? Se percorriamo questo labirinto, otterremo 517. Tom ha trovato il suo taxi e si è messo in viaggio. L'autista si fermò in mezzo al nulla e tirò fuori uno strano aggeggio. Aprì un portale che trasportò Tom su una montagna. Lì, Tom incontrò il suo gemello malvagio. Anche questo gemello era interessato alla scatola. Tom iniziò a correre e cadde in una grotta con tre tunnel. Nel primo tunnel si trovava un puma affamato. Il secondo tunnel era pieno di pipistrelli che si nutrivano di sangue umano. Mentre nel terzo c'era un mago malvagio che lo stava aspettando. Quale dovrebbe scegliere? Il secondo, i pipistrelli dormono perché è giorno. Tom raggiunse un piccolo villaggio nel bosco e si nascose in una capanna. All'interno notò qualcosa di inquietante e scappò subito dal villaggio. Cosa aveva visto? Questo guanto non è un guanto. Questa capanna probabilmente appartiene a degli zombie. Tom trovò una strada, fermò un camion e chiese all'autista di portarlo all'aeroporto. Prima però l'uomo chiese a Tom di risolvere un indovinello. «Sono noto per portare sfortuna quando mi vedi al buio. Non mi piace la pioggia, ma una cosa è certa, non mi sentirai abbaiare. Chi sono?» Cosa dovrebbe rispondere Tom? Un gatto nero. In aeroporto, Tom cercò di comprare un biglietto per New York, ma non aveva abbastanza soldi. Mentre cercava di capire come fare, incontrò Lily, una famosa blogger, che lo invitò in business class dove stava festeggiando il suo compleanno. Il coltello magico a sua disposizione, però, consentiva di tagliare solo 3 fette di torta, mentre loro erano 8. Nessuno sapeva come dividere la torta in 8 pezzi. Puoi aiutarli? Per prima cosa, dovrebbero tagliare la torta a metà. Poi possono fare un altro taglio in modo che ci siano 4 pezzi uguali. Ora devono tagliare la torta attraverso il centro, in modo che abbia 2 strati. Dopo un lungo viaggio, Lily è finalmente arrivata al posto in cui si sposa la sua amica, in un'altra città. Il cibo sembrava molto appetitoso e Lily stava morendo di fame. Così si è diretta verso il tavolo, ma all'improvviso si sono spente le luci e Lily è svenuta. Si è svegliata il giorno dopo con un terribile mal di testa, proprio come tutti gli altri invitati. Nessuno di loro ricordava nulla di come fosse finita la festa. Guarda queste 2 foto, sono state scattate prima e dopo che le luci si sono spente. Riesci a indovinare cos'è successo alla festa? I palloncini sono scoppiati. Qualcuno li aveva riempiti di gas per addormentare gli invitati. Forse serviva ad aiutare la sposa a scappare, perché l'indomani non c'era. Jill è un'insegnante d'arte. Una mattina è entrata nel suo studio d'arte ed è rimasta molto sorpresa. L'intera parete e i disegni degli studenti erano macchiati di vernice. Jill ha interrogato 3 sospetti. La donna delle pulizie non aveva pulito la classe il giorno prima perché aveva un giorno libero. La studentessa di Jill, Rosie, ha detto di aver lasciato lo studio alle 18. A quell'ora era tutto a posto. Un altro studente, Rick, ha confessato di aver portato la sua ragazza in studio per mostrare i suoi dipinti, ma se ne sono andati verso le 20. Chi è stato a combinare questo disastro? Il gatto è entrato nello studio da una finestra aperta. Guarda questa immagine. Perché ha legato il suo amico? C'è la luna piena e il suo amico si stava trasformando in un lupo mannaro e si è spaventato.
Due ragazzi stanno cercando di attirare l'attenzione di Hillary facendole vedere quanti soldi hanno. Il primo le manda un selfie vicino a un jet privato. Il secondo manda una foto di lui che indossa un uniforme da pilota di Jumbo Jet. Chi guadagna di più? I piloti guadagnano bene, quindi il secondo ragazzo è decisamente benestante e il primo probabilmente è solo uno che lavora in aeroporto. Ci sono quattro artisti riuniti in un parco per dipingere paesaggi. Dopo aver finito il suo primo disegno, Bill va in bagno. Quando torna, trova il suo disegno rovinato. È molto arrabbiato e interroga i suoi amici. Steven non ha visto che cosa è successo. Era via a comprare caffè per tutti. Dylan non ha guardato i dipinti. È stato distratto da una conversazione con una bella donna. Kelly ha detto che stava dipingendo il suo ritratto in un'altra parte del parco. Chi ha mentito? Kelly ha detto che ha dipinto, quindi perché la sua tela è bianca? Steven ha avuto una brutta giornata al college, così ha deciso di rilassarsi ed è andato al suo ristorante preferito con altri studenti. Sam, Jill e Jules hanno ordinato un cappuccino. Rebecca, Peter e Helen hanno ordinato un espresso. Cosa ha ordinato Steven? Cappuccino o espresso? Espresso. Steven ha la E nel nome, come Rebecca, Peter ed Helen. Riesci a trovare qualcosa di strano in questa immagine? Questa noce di cocco non sembra fresca come le altre. Harry stava camminando lungo la strada. Improvvisamente gli è apparsa davanti una strega che ha aperto un portale, ha afferrato Henry e lo ha portato nel suo castello. Harry le ha chiesto di lasciarlo andare, ma la strega ha risposto: «Ora mi servirai per sempre». Harry aveva un taccuino e una penna in tasca. Ha proposto un patto alla strega. «Se scrivo il tuo peso su questo quaderno, mi lasci andare?» La strega era molto incuriosita e ha accettato. Harry ha scritto qualcosa e lei ha dovuto lasciarlo andare. Che cosa ha scritto? Come promesso ha scritto «il tuo peso». Riesci a indovinare che cibo è dall'emoji? È sushi! E questo? Cioccolata calda! Facciamo un salto di qualità. Riesci a indovinare che cibo è dall'emoji? È pizza! E questo? Un cheeseburger! Kelly stava camminando da sola nella foresta. Ha trovato un luogo pittoresco e ha iniziato a registrare un ballo per TikTok. Ma poi è caduta in una grotta. Kelly si è guardata intorno e ha visto quattro porte. C'erano dei leoni affamati dietro la prima porta. Insetti velenosi si nascondevano dietro la seconda. E dietro la terza porta c'era un tunnel in fiamme. E c'erano dei cavi di alta tensione dietro la quarta porta. Quale porta è la più sicura? La quarta porta è la più sicura. C'è abbastanza spazio perché Kelly possa strisciare sotto i cavi. Riesci a trovare un panda tra queste persone? È laggiù. La signora Green ha recentemente ottenuto lavoro come insegnante in un college e ha deciso di iniziare la sua prima lezione con un piccolo test. La donna ha osservato molto attentamente i suoi studenti e ha notato che tre di loro stavano barando. Ma chi? Guarda il ginocchio di questo tizio. Questa giovane tiene un libro sotto la scrivania e quello laggiù ha una bottiglia con le risposte scritte sopra. Riesce a trovare l'emoji diversa? C'è qualcosa che non va nei denti di questo tizio.
Harry si è svegliato in un inquietante ospedale abbandonato. Ha cercato in giro e ha trovato solo un vecchio carrello. Poi ha visto 4 porte, ma dietro ognuna di queste porte c'erano dei pericoli. Lupi mannari arrabbiati stavano aspettando dietro la prima. Il pavimento dietro la seconda porta era tutto ricoperto di acido tossico. C'era una strega cattiva dietro la terza porta e c'era un fuoco che ardeva dietro la quarta porta. Cosa dovrebbe fare Harry? Harry dovrebbe scegliere la seconda porta e usare il carrello per metterci in salvo. Riesci a trovare il pesce che non c'entra? Eccolo qui. Gemma ha deciso di seguire i suoi sogni e si è trasferita in una graziosa casa in un piccolo villaggio. Ha trovato diverse scatole nel seminterrato e ha organizzato una svendita per liberarsene. Gemma ha messo un annuncio, tutto a 1 euro. Lee ha comprato un vecchio forziere, Peter ha acquistato uno specchio e Daniel ha comprato un vecchio portagioie. Quando se ne sono andati, la vicina di Gemma si è avvicinata e le ha detto che aveva commesso un errore. Aveva appena venduto una cosa molto costosa per pochi spicci. Qual è questo oggetto? Non è il forziere perché è di plastica e non è lo specchio perché è rotto. Intendeva il portagioie. Guarda come lo porta Daniel. È pesante e molto probabilmente è pieno di roba costosa. Riesci a trovare l'emoji di Bersa? Eccola qui. Peter e Wendy hanno fatto un picnic in un bellissimo parco. Improvvisamente è iniziato a piovere e si sono riparati in macchina. A quel punto, però, Wendy si è accorta di aver lasciato il telefono fuori. Peter è tornato dove avevano fatto il picnic, ma non ha trovato il telefono. Ma fortunatamente, il ladro non è andato lontano. Così Peter è entrato nel bar più vicino per controllare i clienti. Ha individuato 3 persone. Il ragazzo ha subito capito che aveva preso il telefono. Riesce a indovinare chi è il ladro? È il secondo ragazzo, è l'unico con i capelli e i vestiti tutti bagnati. Per il suo compleanno Jason ha invitato i suoi 3 amici a fare un'escursione. Hanno trovato una bellissima spiaggia e hanno deciso di fermarsi lì per la notte. Dopo 1 ora però uno degli amici di Jason è scomparso. Si sono separati per cercarlo e anche altri 2 amici sono scomparsi. Riesci a indovinare cosa è successo? Gli amici di Jason hanno deciso di fargli uno scherzo. Lo stavano aspettando con una torta di compleanno su una barca. Mary è appena tornata da un viaggio di lavoro di 2 giorni. Aveva tanta fame, quindi si è precipitata in cucina. Ha aperto il frigo per prendere degli snack. Puoi aiutare Mary a buttare via il cibo avariato? Questa mela è andata a male. Alcuni forti e strani suoni hanno svegliato Emily nel cuore della notte. È corsa nelle camere dei suoi coinquilini per controllare. Sia Mia che Sam dormivano profondamente. Al mattino Emily ha scoperto che la casa era stata derubata. Mia ha detto che stavano dormendo e non aveva sentito nulla di sospetto. Sam ha detto che era tornato da una festa molto tardi e si era addormentato immediatamente. Riesci a indovinare cos'è successo? Il ladro è entrato in casa attraverso la finestra di Sam e ha finto di essere Sam quando Emily è andata a controllare in camera sua. Il vero Sam è tornato molto più tardi quella notte. Riesci a capire a chi appartiene questo cane? Il proprietario del cane è la donna al centro. È l'unica che non sta cercando di accarezzarlo. Qual è la somma di questi 3 numeri? (4 + 17 + 13 = 34). George stava tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Stava passeggiando nel parco quando qualcuno lo ha spinto. Si è svegliato in un pozzo. Le pareti erano troppo scivolose per uscirne e non riusciva a raggiungere il secchio. Fortunatamente il ragazzo ha trovato la soluzione. Riesci a capire come ha fatto George a uscire? È un artista. Vive da solo, ma ha assunto 3 infermiere per aiutarlo in casa quando ha perso la vista. Un giorno, una delle infermiere lo trovò privo di sensi nella sua camera. Chiamò un'ambulanza. Arrivarono anche gli agenti di polizia, che interrogarono tutte e 3 le infermiere. Wendy disse che il signor Green le aveva chiesto di leggergli un romanzo e poi lo aveva lasciato per andare a cucinare.
Amy disse che avevano giocato insieme a un videogioco e che il signor Green sembrava ok. Diana ha detto: «Sono arrivata e l'ho trovato privo di sensi, quindi ho chiamato subito la polizia. Chi sta mentendo?» Amy, il signor Green è cieco, non può giocare ai videogiochi. Quattro scienziati sono andati a una conferenza di fisica in macchina. Aveva piovuto un sacco tutto il giorno. Sono entrati in un lungo tunnel. Dentro era buio. Quando l'auto ha lasciato il tunnel, Tina era incosciente. Si sono fermati e hanno chiamato un'ambulanza. Gli investigatori hanno interrogato tutti i passeggeri. Cosa facevi quando eri nel tunnel? Alex stava ascoltando musica con le cuffie e non ha sentito nulla. Bobby stava dormendo e non ha visto niente. Diana era concentrata sulla strada perché pioveva e doveva guidare con prudenza. Chi sta mentendo? Diana, nel tunnel non poteva piovere. Lily si è persa in una foresta. Ha sete, ma intorno a lei non ci sono né laghi né fiumi. Cosa dovrebbe fare Lily? Usare la polpa di un cactus? Raccogliere l'acqua dalle foglie usando un sacchetto di plastica? O bere da una pozzanghera? La polpa di cactus ha elementi tossici pericolosi per l'uomo. Inoltre, che cactus è? Mica crescono nelle foreste. L'acqua della pozzanghera probabilmente contiene molti batteri, quindi l'opzione più sicura è raccogliere l'acqua dalle foglie. Bill si è perso in una foresta. Non ha un accendino o fiammiferi. Aiutalo ad accendere un fuoco. Dovrebbe usare gli occhiali come lente, dirigere la luce solare sull'erba secca e aspettare che si accenda. Può anche provare a strofinare un ramo contro un altro, ma questo processo potrebbe richiedere ore. Bob si è svegliato in un inquietante seminterrato con tre porte. C'è una donna dietro ognuna. Vuoi aiutare Bob a trovare un modo sicuro per uscire? Riesci a vedere tracce di artigli? C'è un animale selvatico dietro questa porta. E nemmeno la seconda donna sembra sicura. Ha dei ragni tra i capelli. La terza donna è l'opzione più sicura, anche se sembra una strega. Kim e Stacy sono andate a fare un'escursione in una foresta. Si sono fermate per la notte e Stacy è andata a raccogliere delle bacche. Improvvisamente è apparsa una strega.